e signori, Pierpaolo Pretelli. Buongiorno, comprenda. Buongiorno. Sì, la vita è tu son qui. I concorrenti. E noi giochiamo. Che concorrenti. E giochiamo. Mamma mia. Perché noi non ci arrendiamo. Fino a quando non vinciamo. Sì, la vita è tutto un quiz. E se indovini la versione cut. Quanti milioni? Perché col quiz che si fanno i milioni. E viva le televisioni. In diretta sul canale 67 del digitale terrestre della televisione italiana, sulle varie piattaforme App, Sbrap, Laff, Duck e Sgant. DR101, comincia il contest, procediamo, benvenuto. Ricordiamo ai nostri teleascoltatori che si può ancora televotare al 331 80 90 101. Regì, potevi fare almeno il lip sync. Codice codice 01 Aldo Preda, caporedattore di TGCom24, codice 02 Regina Saraiva Barbosa, ecco. Codice 03 che ormai... cioè, è una roba irrefrenabile. Bisogna arginare questo strapotere di Pierpaolo Pretelli. Innanzitutto, benvenuto. Grazie. Ti vedo in forma. Molto io tenso. Non sono il tuo segretario, perché durante la settimana mi arrivano centinaia di messaggi. Puoi dire questo a Pierpaolo? Anche ragazzi, a noi. Anche a noi. Cioè, questo Pierpaolo. O le fai calmare un po'. Ragazzi. Ma vedo dai. Che hai dei cerotti lì. Cos'è, un succhiotto? Sì. Si usano ancora dopo i succhiotti? Dopo una settimana senza la Sarai mi sono tornato e quindi devo dire si che... si è avvimperata. Si è beh, ma più che succhiotto è Dracula. Quello, ma, guarda ma che cerottoni. C'ho la cervicale a pezzi, ragazzi. C'ho i reumatismi. Scusate, ma Aldo, i succhiotti erano un. Anni 80. Adesso non si usano anche più. Anche 2000. Non mi ricordo da ragazzini, anzi, ci facevamo fare i succhiotti o li facevamo e li mettevi subito in mostra. Cioè, che vita. Cosa c'è? Sì, ma l'uomo, la ragazza se lo fa la sciarpa. Ma attenzione! Attenzione. 03 sulla fiducia, Pierpaolo Pretelli. Pierpaolo Pretelli, codice 03. Oh, yeah. I nostri concorrenti oggi si esibiranno su una canzone che è in lizza per vincere l'Eurovision. Parlo di Brividi di Mahmood e Blanco. Ognuno potrà interpretarla secondo le proprie attitudini, insomma, secondo le proprie peculiarità artistiche, diciamo. Tu canti, lei anche e Aldo fa il caporedattore, fa il giornalista, per cui ognuno può interpretarla come vuole. Comincia col codice 02 Regina Saraiva. Prego. Il televoto è aperto. La la la. La? Non c'era nel testo. Di volare con te. Non lo fa come vuole. Su una bici di diamanti. Mi ha detto sei cambiato, non vedo più la luce nei tuoi occhi. La tua paura cos'è? Un mare dove non tocchi mai, ridi, anche se il senso non è la fuga dal fondo, dai, non scappare da qui. Vedi ora che sbagli, eh? Non lasciarmi così. Vuoi sentire te poi dopo. Nudo con i brividi, a volte non so esprimermi. E ti vorrei amare, ma sbaglio sempre. E ti vorrei rubare un cielo di perle. Vabbè, e pagherei, anch'io. Pagherei. Basta. Per andare via. Ti pagherei per tempo scaduto perché hanno un minuto. Prima di eliminata d'ufficio. No, i concorrenti non devono giudicare l'esibizione dei loro colleghi. Capito? Loro, una penalità. Dei loro pari. Specifichiamo che c'è una variante al contest di oggi. Il secondo e il terzo classificato pagheranno la cena a tutti, compreso i nostri ascoltatori. Tutti? Tutti a rate con l'aratro. Prima c'era uno con l'altro, insomma. Allora, avete sentito Regina, cosa dire Belletri? È un'esibizione un pochino Poteva fare sicuramente di più, perché negli acuti sembravano che erano esaurite le pasticche dei freni. Dai. Un po'. Non essere così. Però ha fatto di meglio. Non essere caustica. No. Codice Regina, la tonalità. Dai, lasciatela stare per favore, oh. Codice 01 Aldo Preda. Posso cambiare nome, utilizzare uno pseudonimo?
Predelli per confondere le acque. No, perché poi con 02 si confonde, capito? Allora sentiamo l'esibizione del concorrente Aldo Preda. Brividi, prego. Attenzione, Mahmood dichiara: ho sognato di volare con te su una bici di diamanti. E aggiunge: sei cambiato, non vedo più la luce nei tuoi occhi. La tua paura cos'è? Un mare dove non tocchi mai. La sua dichiarazione prosegue: anche se il sesso non è la via di fuga dal fondo. E ancora: dai, non scappare da qui, non lasciarmi così, nudo con i brividi. La risposta di Blanco: a volte non so esprimermi e ti vorrei amare, ma sbaglio sempre, e ti vorrei rubare un cielo di perle. Blanco poi aggiunge: pagherei per andar via, accetterei anche una bugia, e ti vorrei amare, ma sbaglio sempre, e mi vengono i brividi. Codice 01, questo era Aldo Preda. Attenzione, licenziato il noto attenzione, giornalista di R100. Attenzione, perché secondo me, Veletri, cosa dici? Allora, dico che era una bella esecuzione, ma troppa foga, perché il giornalista deve rimanere neutrale nelle intenzioni. A me è piaciuto tanto. Poi sentiamo gli ascoltatori. Codice 02 Preda 331 80 90 101. Velocemente, Pierpaolo Predelli. Codice 03. La 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 la. Guarda che rischi di perdere la cena, ricordati, Ho sognato di volare con te su una bici di diamanti. Sono un po' malgioglio. Mi hai detto: sei cambiato, non vedo più la luce nei tuoi occhi. La tua paura cos'è? Un mare dove non tocchi, ma anche se sesso non è la mia vita capo, non scappare da qui, non lasciarmi così, nudo con i brividi. Mamma mia, la pelle d'oca. A volte non so esprimermi. Basta, basta, sono stonato. Basta, Veletri. Non me la sento. Allora era partito bene, ma credo che l'esecuzione vada fino alla fine. Non ci hai creduto. Adesso sentiamo gli ascoltatori con anche dei vocali al 331 80 90 101. Codice 02 01 Preda 02 Regina 03 Pretelli. Ora ci riuniamo io e Marcello per capire un attimo chi è andato meglio e poi c'è una seconda mancia in mezzo. Io sono fan di Pier, ma obiettivamente oggi voglio votare per Regina. C'è un travaso di voti perché non ci hai creduto sul finale, ma attenzione perché ragazzi, c'è una... Ma Bretelli come è andato? Con una molletta dentro al naso, no, ma dai! Pretelli e Pierpaolo. Ci dividiamo la critica. Sono tante le considerazioni. Secondo in classifica è Pierpaolo Pretelli col codice 03. Terza, sempre Regina. Ma grazie. È possibile che i tre sono terza? Cioè, neanche gli amanti della dance anni 90 la votano. Nemmeno quelli del dance party. Fai un appello velocissimo. Sentito però, sono messo. Amori miei, ecco. Io sono qui per voi. Il mio fuoco è vivo nel mio cuore. La dance anni 90 non morirà mai. Sì, ma rivolgiti. Sì, ma devono votarti. Esatto, rivolgiti agli uomini anche, ammicca un po', ammicca. Ehi, maschietti. Abbassa un po' la cosa lì. Maschietti meravigliosi. Votatemi 331 80 90 101. Codice 02, sono la vostra regina. Adesso è ottava adesso. Perché il nudo, tu non so se hai visto il mio primo nudo integrale su Instagram. Pazzesco, ti giuro, è scoppiato il vetro. Il vetro è scoppiato il cellulare. Capire perché sto nudo prende tutti, maschi e femmine, no? Regina è un bel culetto. Perché la fame è tanta. Va bene, basta. Grazie. C'è la seconda prova immediata nell'Happy Bidet. Anche qui i concorrenti col codice 01 Aldo Preda, col codice 02 Regina Saraiva e col codice 03 Pierpaolo Pretelli si cimentano a loro modo, scegliendo il tipo di interpretazione nell'Happy Bidet. Gli auguri di oggi, prego. Parte Regina veloce, ti devi... Happy Bidet a Simone, 19 primavera e splendida. Pierpaolo, codice 03. Tanti auguri oggi a Sara da Messina che compie 43 primavere. Aldo Preda. Tanti auguri da tutta la redazione di TGCom 24 a zia Caterina da Ostuni che compie la bellezza di 100 anni. Dai, quanti un secolo, brava. Stiamo alzando il target d'ascolto.
Enedina Massima 67 Primavera meravigliose, Michele Otto Primavera da parte di Loredana e Domenico. Meno male che c'era Michele Otto Primavera che ha abbassato la media, prego. Stefano da parte di Ilaria. Allora, si è allargata perché è terreno suo, adesso vuole recuperare, però non lo so, il televoto è ancora aperto, se vi è piaciuto di più Regina, Aldo. Aldo secondo me è misurato questa storia, no, del TGCom prende, no, del giornalista che... No, no, ma poi lo, cioè lui dedica al suo pubblico, vedi, la, si la signora di cent'anni, ovviamente il pubblico... qui c'è lo fai. Questo è un colpo sono basso. Questo è un sono colpo basso. Fratelli verso il caporedattore Dario dell'Anziano. Vabbè, no, non ho detto che è anziano, è il pubblico. Vabbè. E ora devi stare attento che molestia sessuale è anche dire pelato, Ma uno se dice una cosa, sei pelato, è molestia sessuale. Ora concentriamoci gli ultimi minuti qui su R101 in radio, in TV, mentre è ancora aperto, ripeto, per pochissimi minuti il televoto al 331 80 90 101, oggi record frantumato. Codice 03 Pierpaolo Pretelli. Codice 03 Pierpaolo Pretelli è tornato primo in classifica. Dicono alcune, nonostante la performance, non hai performato al meglio, dicono lo ha fatto per generosità, per avvantaggiare i concorrenti, cioè Padre Pio a Lourdes, cioè Pretelli come Padre Pio, come Lourdes. Va bene, veniamo alla terza ed ultima manche che decreterà il vincitore di questa puntata tra il caporedattore di TGCom 24 Aldo Preda, codice 01, la cantante anni 90 Regina Saraiva Parasida Barbosa, codice 02, Pierpaolo Pretelli, codice 03. Provate il pulsante con il termine riaggomitolamelo, prego. Riaggomitomelo. Se non lo fai bene possiamo fare. Riaggomitomelo. Riaggomitolamela. Riaggomitolamelo. Giusto. Giusto. Aldo. Riaggomitolamelo. Prego, Regina. Riaggomitolamelo. Ha studiato tutta la settimana, Regina. Che ne sai tu? È il momento più teso del contest. La domanda è questa. Parliamo della mia regione, la Puglia. Dopo Bari e Taranto, qual è la città con più pugliesi? Riaggomitolamelo. Prego, sentiamo. Taranto. Dopo Bari, dopo e, Bari Taranto, e Taranto. Sbagliamo. Riaggomitolamelo. Aldo Preda, Foggia. Riaggomitolamelo. Lecce. No. La città con più pugliesi è Milano. No. Davvero. Fate schifo. Oh, scusate, non avevo capito la domanda. Non era chiaro. Il conduttore con quelli fate schifo. Non mi dispiace, signor. Ma chi è che fa il cast? No, 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 signor Taldettali, mi dispiace. Fai schifo. Mi dispiace, siete caduti su quella domanda. Era facilissima, no, ragazzi. Perché io vi ho detto qual è la città con più pugliesi dopo Bari e Taranto. Non ho detto la città pugliese. La domanda era qual è la città con più pugliesi dopo Bari e Taranto. Era Milano, perché Milano, il 20% dei residenti a Milano è pugliese. Ci fa piacere. Cioè, per cui state belli belli, comportatevi bene. Prossimo sindaco pugliese. Adesso. Cosa dici, scusate? Ci arrepichiamo tutti quelle cose. Allora, attenzione, attenzione, la signora Velletteri ora vi comunicherà il vincitore. La vittoria è affidata alla sorte, ha estratto Carlo Alberto, che è il più giovane in studio. A estrazione, perché avendo sbagliato tutti, era la domanda. Ed è uscito l'uomo che ha più culo che anima, Pierpaolo Pretelli. Volete continuare a giocare? Che giocavo a fare? Io sì. Adesso lo giriamo a 3-7 a perdere. Sai giocare a 3-7 a perdere? Come no, briscola. Devi perdere mio. A 3-7 ma con la variante che devi perdere. Grazie a tutti, è stata una settimana appassionante. Canepa ha lavorato per il canale 6-7 del digitale terrestre. Grazie a Marcello Zoara che ha diretto l'orchestra, al nostro caporedattore e concorrente Aldo Preda, Regina Saraiva alla sigla, Pierpaolone Pretelli, detto più culo che anima, il nostro pazzo conduttore Ferrando Broce. Ci sentiamo lunedì dal Salento, collegati appunto dalla Puglia e Milano qui su R101. Che Dio ci accompagni, arrivederci.